Cari quadisti, ed eccoci ai box con il mitico Giovannelli e il nostro Edgard. And after the second race, the rear air was broke. No. Yeah, I think I did like... Again, two laps is finished. No, I think I did like 10 laps or 5 laps. Yes, I start to feel... Ecco i nostri piloti che stanno guardando, il nostro Andreino Cesari che sta affrontando la pista, Edgard che sta tentando di entrare in pista, bravissimo ragazzo, molto modesto, veramente un campione. Adesso vediamo il Giova che sta cercando di convincere Edgard che la gara è importante, sia l'europeo, e quindi di salvaguardare il suo mezzo. No, io gli ho detto che la gara bella l'ha già vinta domenica, quella di domenica non serve un cazzo, solo per divertirci. Poi grande, se vinci, io sono contento. Mica fai contento, salti giù dal moretto dei box se ti vince il pilota domenica. E vediamo Eric che sta accendendo il mezzo, sta entrando. Giova, parliamo tecnicamente di Edgard. Abbiamo visto questo ragazzo usare un assetto che neanche Romana ha così estremo sulla sua moto. Edgard viaggia con sospensioni veramente morbide, praticamente fa lui da sospensioni con le sue gambe spostando il peso. Sì, diciamo che adesso si è spostato verso il duro, però è uno spettacolo vederlo girare, sempre in piedi, proprio un bel talento, guida veramente bene. Gli si potrebbe togliere la sella e ti fa 30 minuti senza... Penso proprio di sì, che la sella non ne abbia bisogno, perché con la pista in queste condizioni di oggi che è veramente... Anzi, risparmiamo sto chiletto e mezzo, Giova, via la sella. Con una pista come oggi è veramente bravo, senza ombra di dubbio, è veramente bravo, sta guidando senza far fatica, benissimo. Giova, rispetto al suo KTM, qual è stata la difficoltà maggiore per adattarsi alla Yamaha 450 preparata da te e dal team RZ? Ma penso che proprio sia l'ultimo dei suoi problemi. Diciamo che basta che abbia una moto, questo è contento. No, diciamo che la differenza grossa l'ha sentita nella maneggevolezza, subito, appena entrato. Poi adesso la pista è molto rovinata, deve riuscire ancora a capire bene il feeling. Diciamo che più che avere problemi a guidare la Yamaha, ha problemi quando ritorna a guidare il KTM. Dai. No, diciamo che KTM generico è una gran moto, però teniamo in mente che lui corre con una moto vecchia di 2 anni e non in ottime condizioni. E questo è sicuramente importante, un mezzo da gara deve essere controllato ogni volta che entri in pista, e stiamo parlando del Yamaha 450 preparato da te col motore da cross, quindi il top alloggi che esiste in Europa per quanto riguarda mamma Yamaha. Diciamo, il top non lo so, però sicuramente è un gran bel mezzo. Diciamo. Credo che tu sia l'unico ad aver portato quella tipologia, quella struttura sulla Yamaha 450, cioè sei stato il primo a partire, ad utilizzare. Sì, diciamo che non sono l'unico, perché diciamo che c'è già Dragon in Francia che usa un telaio apposta, però penso che non sia ancora il migliore. E io adesso stiamo preparando un altro telaio che sarà pronto penso tra un paio di settimane, e avremo risolto ancora tante altre cose, tanti altri piccoli problemi che adesso abbiamo di alloggio, diciamo, però facendo un telaio dedicato proprio dovremmo essere a posto. Sì, perché ricordiamo che i due motori sono veramente differenti, soprattutto le aspirazioni dei motori comportano degli alloggiamenti diversi rispetto a motore a carburatore e motore di iniezione, e utilizzando il motore da cross che ha lo scarico che guarda verso la parte posteriore del veicolo, tutto si complica e tutto diventa... Tutto il contrario. Nulla va bene e tutto deve essere cambiato, via grande Giova. Diciamo che non c'entra più niente, è come parlare di A e parlare di Z, sono incompatibili. Giova, come la vedi la Yamaha contro la Can-Am in un crossodromo di questa prova dell'italiano di questa domenica? Sicuramente molto bella da vedere, poi dopo il migliore vincerà di sicuramente. Grande mitico Giova, in bocca al lupo e un arrivederci ai prossimi turni di prova Castellarano.